Però vediamo ci sono. Se ce l'abbiamo in collegamento, se li sentiamo. Eccolo qui, intanto c'è Mallio. Eccolo, buongiorno Mallio. Mi ciao, senti? Ragazzi. Lo sentiamo, se tu non parli ci fai preoccupare. Ciao, come va? Sei a Roma, mi pare, sì. Io vi sento e vi vedo, a tratti. Bene. Bene. Sei a Roma allora? Sì, non ci senti. Ci senti o ciao, non ci senti? Ciao, ciao Mallio, come si? Ciao Giuseppe. Ciao. Ciao Saluccio. Eccolo. Ciao Mallio. Allora Mallio c'è da Roma. Vediamo dalla regia. Ragazzi, se c'è anche Chris Clun. Eccolo qui, eccolo. Chris. Ciao Chris. Lui invece va a gira. Ciao, guarda tutti. Là. Buongiorno Chris Clun e Mallio Dovì. Buongiorno. Buongiorno. Ah, abbiamo anche l'inquadratura spaziale. Allora, parlate ad uno ad uno. Comincia Mallio. Spasso a due. Cos'è? Dove lo fate? Perché? Soprattutto perché? Vai. Spasso a due è un, diciamo già il titolo, ci siamo sforzati 2 anni che pensiamo a un titolo originale. Spasso, quindi divertimento, come voi siete maestri a farlo, anche in Eccolo, continua tu Chris, continua tu, vai. Forse il segnale di Mario. Al teatro vogliamo portare come fate voi, si uniscono le forze, no? Certo. Quindi largo e giovani. Quindi Chris Clun rappresenta una, diciamo, una scoperta validissima tra i giovani, largo e giovani, come dice Costanzo a suo marito, alla De Filippi. Quindi giustamente, no? La televisione è tale quale ad allora, c'è sempre Maravillier, c'è quella, c'è quella, quindi non cambia nulla. Ma comunque, al di là di questo, è lo spunto per ridere anche di noi stessi e perché no anche della televisione, della politica, della ex pandemia, speriamo, e chi insomma meglio di voi può capire quello che cerchiamo, certo, di mettere in scena, certo, col divertimento, con la goliardia. E io apprenderò da Chris Clun, vedi, io sono come il vecchietto a casa in staticità, lui rappresenta la gioventù nel mondo, in mezzo al mondo, cammina fuori da esterno, e infatti insegnerà, ecco, vedi che bello sto spasso a due. Non ecco, è bello il manifesto, è molto secondo bello da vedere. Due bolle. Ecco, è molto bello da vedere così, però giustamente Chris Clun, furbissimo, lo vediamo inquadrato nella sua diretta, si era andato a cercare un posto dove il manifesto ce l'ha proprio alle spalle, esatto, guarda esatto. Là, perché lui no, che è un esperto. Lui è un esperto social, capito? È un esperto che sa come si deve comunicare, sa che alle spalle, mentre fa la sua diretta col telefonino, deve avere qualcosa di interessante, e così ha fatto, ha messo proprio, guarda caso, un manifesto che gli veniva così. Sì, il primo che ha trovato. Sì, che sì, ha trovato. Si è fatto il giro di Palermo per cercare tutti i manifesti. No, se n'è andato proprio lì al teatro per vederlo. Allora, ecco. Visto che sei in teatro, approfittiamo per dare le date, perché vai, cominciate con Palermo, no? Mi pare poi anche Catania dopo. Allora, il 10 marzo, esatto, spasso a due insieme a me e Mallio qui al Sant'Eugenio a Palermo, io sono qui in teatro a provare, lui invece sa dov'è, vabbè lasciamo stare questo, vabbè, ci può anche stare. Questo è un ci dettaglio, può anche stare. È un dettaglio. È un dettaglio. Senti, 10 è un dettaglio. Febbraio, 10 febbraio o 10 marzo? 10 febbraio. No, 10 febbraio. 10 febbraio. 10 febbraio. Meno male che lo leggiamo, anche perché lui è talmente tecnologico che ha messo la videocamera in maniera tale da avere la scritta giusta, vabbè, e non al contrario, vabbè, come facciamo noi comunque, boomer. Comunque 10 febbraio, vabbè, a Palermo, 10 giusto? Febbraio. E poi? Poi inizia la mia tournée, diciamo, italiana, tra cui appunto Catania, che sono il 16 marzo a Sala Alpago, Gatto Blu. Ma vieni da solo a Catania? Sì, quello da solo, quello sono da soletto, ecco. Soletto. Qual è il titolo? Esatto, perché che abbiamo anche già mi ha cestinato, già mi ha cestinato. Ecco, mangu tempo. Dopo la prima replica. Comunque io allora, alle spalle, il titolo... Giuseppe, c'ho una che beve un liquorino, Brunelliere francese. Molto molto io bello. Io bevo il liquorino, lui invece è tecnologico. Comunque io voglio venire poi da voi a fare un poco di Big Bordel. Assolutamente, ti aspettiamo. Pensa a voi, voglio vedere, guarda, che succede. Io vi aspetto, Mario, non appena siete a Catania, prima l'uno, poi l'altro insieme, come volete. Battuti. Vabbè. Senti, è casa vostra. Innanzitutto viva Sant'Agata, avete fatto delle cose meravigliose. Vero, sì. Grazie. E io ero bellissimo, proprio l'ho visto. A Melilli. Grazie. E ho fatto uno spettacolo due giorni fa e lì pure è sentitissima la festa di Sant'Agata. Tutta la zona. Ed è stata veramente, come al solito, grandiosa. Quindi Catania è una tappa obbligata.
Bene, allora tornando alle tappe, così insomma non ne perdiamo. Allora Chris, giorno 10 febbraio siete a Palermo, abbiamo visto insieme, il manifesto. Insieme, insemola. Il 16 marzo sì. Sei tu a Catania, il 16 sì. Marzo. Con quale spettacolo, esatto. Chris? Il titolo? L'ultimo uomo sulla terra. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, vai. Tutto ce l'abbiamo. Eccolo qui, qua. Oh. Hai visto? Caruso, guarda che servizio che facevano altri. Va bene. E poi... Continuate, vediamo poi, se ce l'abbiamo. Vai. Poi il 10 marzo sono a Milano al Teatro Zelig. Fermati, ce l'abbiamo. Allora, questo è l'evento che faremo qui a Palermo, che praticamente, sì, sarà il 22, il 16 marzo è la finale. Sì, ci saranno 24 concorrenti, i più votati andranno a Milano pure loro a fare lo spettacolo. Bene, bello. Senti, allora andiamo veloci perché altrimenti ci perdiamo. Dunque, per sapere tutte queste cose ci sono ovviamente le vostre pagine. Chris Clun sicuramente è uno che sui social ci naviga bene. Ce la fa. Ecco, Maglio Dovilo, stai aiutando tu o è uno che già lo sto aiutando suo? Però niente. Lo aiuto, ma lui non vuole niente. Apprendere niente. Niente Maglio, guarda, sono proprio diventato di una pigrizia assoluta, definitiva. Figurati oggi parliamo che durante lo spettacolo io non pubblico manco quando faccio gli spettacoli. Niente. Che a volte gli artisti me ne vogliano, manco fanno spettacolo e fanno finta, fanno montaggio. Guarda, credimi che è vero, soprattutto le attrici bravissime a Roma, ce ne sono due o tre. Che mettono cose di repertorio, oggi sono fatto questo posto io, ma e allora faccio la battuta che non è una battuta, una freddura, è una considerazione. Io non pubblico perché vado a teatro e ho il mio pubblico, almeno finora. Sì, è vero. Queste persone che vengono, ma comunque senza, non ho nulla contro i social, soltanto che sono un po' pigro. E diciamo che la tecnologia mi interessa da un altro punto di vista. Ma allora come avete fatto a unirvi voi due? Voi due che fate? Una comicità molto diversa e che venite da due mondi totalmente diversi. Bello. Siete, vi completate oppure insomma andate in contrasto? Come funziona? Ci completiamo. No, perché Maglio è sempre quello più chi tace acconsente. Ci completiamo tantissimo, andiamo d'accordo. Uno spettacolo variopinto con tantissime sfaccettature. Vabbè. Allora, scusami Giuseppe, chi meglio di te è Salvo, che ha affiancato e affianca comici di primo livello. Assolutamente. E soprattutto catanese. La comicità è universale. Non è che dice uno fa ridere più, uno fa ridere meno, ci sono varie tipologie. C'è una comicità che fa pensare, c'è una comicità malinconica, c'era Buster Keaton che stava immobile, c'era Charlie Chaplin che invece saltava. Noi compensiamo, nel senso che lui tocca alcuni argomenti e io altri. E naturalmente una girandola, un botta e risposta, questo perché così non si è, secondo me, monotematici. Tanti comici, un po' per esempio anche Lopez, Solenghi e altri, Giancattivi, si univano non tanto perché non avevano delle doti personali da monologhisti, ma per unire le forze. E a volte poi io oltretutto a breve toccherò anche insomma altri generi, però non sveliamo tutto e speriamo di essere sempre all'altezza e di sorprendere il pubblico, perché sai, il pubblico è molto esigente a teatro, siete d'accordo? Il pubblico esigente chiaramente chiede sempre di più. Credo che abbiamo anche una quarta locandina con la quale vi salutiamo. Chiedo a Matteo, eccolo qua, Maglio Dovi, Facce Ride Show, varietà comico musicale con Antonio Di Stefano, scritto con Antonio Di Stefano Maglio, ecco, esatto. E allora che cos'è? Bene, no, e questo è lo spettacolo, questo è il mio spettacolo storico dei cosiddetti cavalli di battaglia. Esatto. Alcuni, per esempio, io faccio un intercettato, che anzi è uno che è praticamente un ricercato speciale, ma nella sua fantasia, e alla gente ha pensato anche a questi grandi arresti eccellenti. Ultimamente, certo. Un personaggio attualissimo, io faccio da cent'anni. Che scriverà il nuovo libro. Anche lui l'ha fatto per 30 anni, anche lui. Il fu Matteo. Avete cominciato insieme, anche lui ha cominciato 30 anni fa. Va bene, allora guarda,
ringraziamo. Poi c'è una barzelletta che te la dico. Vabbè, poi quando ci vediamo. Quando ci vediamo. Allora, guarda, vi aspettiamo quando qui. Mi aprirete le porte, mi darete l'onore di essere tra voi. Hai già le chiavi, guarda. Hai già le chiavi, puoi venire. Ringraziamo Trump Management, esatto. Quindi Roberto e Nino Bonanno. E voglio ringraziare anche una collega che è Alessandra Costanza, che ha organizzato, devo dire, molto bene come ufficio bravissima stampa di Teleone, esatto, che ha organizzato tutto questo. E poi guarda che bella scena che ha fatto Matteo Marino, allora, Maglio, sì. Chris, e Salvuccio noi, e Giuseppe, va bene, ciao ragazzi, vi aspettiamo dalle nostre parti, grazie mille, salvo, grazie, ciao Maglio, ciao Chris.